Ciao ragazzi, volevo chiedervi scusa in anticipo perché questo video avrà poco a che fare con quello che di solito faccio qui su YouTube, ma visto che ero già qui, ero già pronto perché stavo registrando un video, voglio cogliere l'occasione per commentare con voi una cosa che è successa adesso, penso 2-3 ore fa al massimo. Wikipedia ha deciso di sospendere momentaneamente l'eccezionale servizio che ci offre tutti i giorni in funzione di una protesta preventiva contro quelli che potrebbero essere gli effetti del disegno di legge, quello che adesso è un disegno di legge sulle intercettazioni. Qua sotto nella descrizione c'è il comunicato di Wikipedia Italia che in questo momento potete vedere se andate sulla home page. Io trovo che sia una mossa veramente intelligente da parte di Wikipedia perché dimostra quanto sia importante la libertà, la nostra libertà, di noi persone normali. La cosa grave di questa cosa che fa anche abbastanza ridere, in base al comma 29 di questo disegno di legge, chiunque si sentirà offeso da un contenuto presente su un blog, su una testata giornalistica online o su probabilmente anche su Wikipedia, potrà arrogarsi il diritto, indipendentemente dalla veridicità di tali contenuti, non solo di chiederne la cancellazione, bensì anche chiedere la sostituzione di tali contenuti con una sua rettifica. Così, se questo disegno di legge dovesse passare, se io domani mi svegliassi ladro e decidessi di rapinare una banca con un mio amico a caso, che ci sta a questo grandioso progetto, lo chiamo e gli dico: dai, allora domani ci troviamo alle 9 sotto la banca e la rapiniamo. Questa intercettazione poi salta fuori una volta che mi beccano perché mi beccano. Io non solo denuncio chi ha detto che io ho fatto questa telefonata e ho detto queste cose, gli dico inoltre di dire che non è vero e in più gli faccio dire che io in realtà al mio amico ho detto che la rapina era un gioco, non era vero, stavamo giocando a guardie e ladri. Adesso, a parte gli esempi scemi, secondo me è una cosa gravissima questa cosa qua, perché è al limite del paradossale, perché la cosa eccezionale di questo paese, che noi riusciamo a farci prendere per il culo da tutta Europa con queste uscite così. Ogni giorno ce n'è una nuova. Oggi era il turno di questa legge, di questo disegno di legge sulle intercettazioni. Ne è saltato fuori oggi e mi è saltato all'occhio perché io volevo cercare una cosa su Wikipedia che non ho potuto cercare perché ovviamente il servizio era sospeso. Ma non me la prendo con Wikipedia, perché Wikipedia c'ha ragione. Il centro del discorso qual è? Wikipedia si rifiuta di funzionare se questa legge dovesse essere emanata così. Cioè ragazzi, Wikipedia è una delle poche cose di internet più utili, anche di intrattenimento, perché Wikipedia non so cosa fare. Quanti di noi hanno aperto Wikipedia almeno una volta, che non sapevano cosa fare, non si ricordavano una cosa, sono andati su Wikipedia e l'hanno probabilmente trovata. Vi invito inoltre ad iscrivervi alla pagina Facebook che vi linko qua sotto. Sta aiutando tante persone a dire: no, io non ci sto a questa cosa qui. Questa mossa di Wikipedia mi ha fatto capire che cosa potrebbe succedere, perché è questo il vero significato per cui l'hanno fatto. Cioè, ma voi cosa ne pensate di sta cosa qua? Adesso scusatemi, questa cosa qua, ma ero qui, stavo registrando il video e sono andato su Wikipedia apposta, perché chi mi segue lo sa che io alla fine ogni volta faccio una parola del giorno e vi dico: cercatela su Wikipedia. Questa volta non so di cercatela su Wikipedia, boh, non so cosa dirvi. La parola del giorno è porfido. Se non sapete cosa vuol dire, sapevatelo. Altrimenti non lo so, cioè stasera non so se riuscite a cercarlo su Wikipedia. Sono curioso dei vostri commenti, quindi, che perché probabilmente sarà forse l'unico video che farò così. Sono curioso anche di sapere chi non è d'accordo, di sapere cosa pensa chi non è d'accordo. Fatemi sapere voi che mi seguite, magari anche chi non mi segue, che mi trova così, che cosa ne pensa. Per me come italiano sinceramente è l'ennesima volta in cui mi sento parte di un qualcosa che non è più. La prima cosa che mi ha fatto pensare, come, e non è la prima volta che penso una cosa del genere, è che a un italiano di solito viene data una scelta. E questa scelta è essere o non essere orgogliosi della patria a cui si appartiene. Io ho fatto una scelta, da sempre. E questa scelta è quella di essere orgoglioso di essere italiano. Però non mi fate pentire di questa scelta.